Ciao ragazzi, io sono Matteo Valenza, oggi sono con Arisa. Siamo su Tesla Model 3. Oggi proviamo a fare un test che verrà ripetuto molte volte con Autopilot. Vi voglio far vedere come funziona Navigate on Autopilot in diverse situazioni. Questo video è sponsorizzato da Autodoc, e-commerce con migliaia di parti di ricambio delle migliori marche al miglior prezzo. Disponibile in 26 paesi e anche da comoda applicazione mobile. Spedizione rapide con Corriere Espresso e pagamenti sicuri tramite PayPal, carta di credito o bonifico bancario. Ogni prodotto può essere restituito entro 200 giorni dall'acquisto. Autodoc, il sito di ricambi. Autopilot versione base è già installato, preinstallato diciamo su tutti i veicoli. Quindi è diventato di serie. Prima si pagava l'autopilot base e volendo si poteva pagare anche per l'autopilot avanzato. Quali differenze ci sono oggi? Allora, l'autopilot base, diciamo quello che è di serie su tutti i veicoli, permette di mantenere la corsia, quindi vede la corsia, vede la segnaletica orizzontale, quindi fa anche le curve. E ovviamente accelera e decelera in base alla velocità che noi abbiamo impostato e in base alla distanza con l'auto che sta davanti a noi. L'autopilot avanzato invece ha anche altre funzioni, ad esempio la funzione di parcheggio automatico che si chiama auto parking e la funzione summon, che è quella funzione che vi permette di muovere l'auto tramite l'app con avanti e indietro. È possibile spostare l'auto avanti e indietro. Normalmente si utilizza quando si deve entrare in un posto angusto dove probabilmente non si riuscirebbe ad entrare dalle portiere. Il Navigate on Autopilot invece funziona attraverso un viaggio, quindi voi inserite la destinazione sul display e Navigate on Autopilot vi porterà fino a destinazione. Se ci sono da prendere alcuni svincoli, ad esempio siete in tangenziale, dovete prendere uno svincolo per l'uscita per entrare dentro nel paese, Navigate on Autopilot vi indicherà quale sarà la corsia che dovete prendere per entrare nello svincolo più facilmente. Per entrare nello svincolo inserirà automaticamente la freccia e uscirà, quindi entrerà nello svincolo in automatico. Questo ovviamente solo se però avete la versione avanzata. Ora noi proviamo la modalità Navigate on Autopilot. Facendo swipe verso il basso ci dice ci fa andare a casa direttamente e volendo io posso inserire, vedete, navigare con Autopilot, che è Navigate on Autopilot. Vedete che qui io non ho messo la freccia ma l'ha messa lui in automatico. Ora mi è uscito, qui ci sono i 110, quindi alziamo un po' la velocità. Ok, vedete, qui non ci sono neanche le strisce ma lui comunque mi sta tenendo nella mia corsia, idealmente. Poi ha rimesso la freccia, si è rimesso all'interno. Ora qui dovrebbe uscire, infatti ha sterzato in automatico un po' bruscamente, devo dire, e adesso qui deve andare verso destra e vedete che ha preso lo svincolo tutto automaticamente. Io non ho schiacciato nulla sul volante, non ho schiacciato nulla, non ho messo nessuna freccia. Ora Navigate on Autopilot si è disabilitato ed è entrato il normale autopilot. Qui adesso ha messo la freccia che va a sinistra, perché all'uscita di questo imbocco, di questa statale, c'è una corsia di accelerazione che porta sulla sinistra. E vediamo, sì, la freccia era inutile, poteva anche non metterla. E infatti l'ha tolta in automatico. Vedete che adesso mi dice conferma il cambio di corsia.
io confermo il cambio di corsia mettendo la freccia e lui automaticamente ha fatto il cambio di corsia. C'è da dire che qui non ha abbassato il limite, non si è abbassato al limite di velocità. Qui non ci sono i 40, ragazzi, qui ci sono gli 80. E si è disabilitato nuovamente il Navigation Autopilot. E si è riabilitato, fa un po' quello che gli pare. Adesso io tolgo il Navigation Autopilot e vi faccio vedere un'altra strada. Praticamente noi ora ci giriamo e facciamo che vogliamo andare a Verona. E evitiamo i pedaggi. Ok, quindi ora mettiamo Navigation Autopilot. E qui non è molto preciso perché non c'è la, non ci sono le strisce, ma comunque ha mantenuto la sua corsia correttamente. Ha avuto qualche indecisione, ad esempio qui non ci sono le strisce centrali, ma l'auto sta comunque mantenendo la sua corsia. Ora Navigation Autopilot si è disabilitato. Succede spesso quando si passa sotto delle gallerie. Adesso qui ci sarà da fare appunto questo gran curvone. Noi siamo agli 85 e vediamo come la macchina reagirà. Allora sta rallentando l'auto in automatico. Adesso un po' ha riaccelerato. Qua si sta comportando un po' strana. Ora ha reinserito di nuovo Navigation Autopilot. Accelerare, qui ci sono un po' di accelerazioni e frenate che in teoria potrebbe non fare, potrebbe comunque dare una cosa molto più lineare. Ora qui dovrebbe entrare. Vediamo. Molto brusco. Molto molto brusco. Ok. Ok, qui vedete non c'è più la corsia di destra, quindi mi ha un po' buttato a destra e siamo ritornati in corsia. Qua mi dice di mettermi nella corsia principale, ma io sto bene qui.
Bene ragazzi, per questo test oggi è tutto. Io mi sono trovato abbastanza bene oggi. Questi sono degli scenari abbastanza difficili e io li ho scelti apposta per farvi vedere a che punto è in uno scenario non proprio facile. La mia macchina non ha ancora FSD, quindi non ha il computer da full self driving. Spero che arriverà presto. E in questo momento la guida assistita, ossia l'autopilot, è ancora in versione beta. Quindi mi raccomando, tenete sempre le mani sul volante e state sempre attenti alla guida anche se utilizzate autopilot. Per oggi è tutto, io vi ringrazio, vi ricordo di schiacciare sulla campanellina e iscrivetevi se non lo avete già fatto. Vi lascio anche il link in descrizione per acquistare una nuova Tesla, avete 1500 km gratuiti di ricarica al supercharger. Ogni domenica alle ore 20 io e Risa siamo in live a divertirci con voi. Per oggi è tutto ragazzi, grazie mille, ciao!